Ci sono delle persone che per fare il sindaco di Roma, come mi disse Rutelli nei banchi del Campidoglio, se voi proponete di fare il sindaco, se tu mi proponi di fare il sindaco, io me ne vado per la gioia a piedi da Roma a Milano. Si vedeva che c'aveva un fuoco, cioè c'aveva una passione, voleva fare per forza, no, per forza, voleva farla questa cosa. Ma perché Zingaretti non si candida lui a Roma? No, mi dissero, se n'è fuggito. Ora, Nicola, per tanti motivi, non sentiva, diciamo, su Roma di avere, diciamo, se vuole, Fascinazione. questa fascinazione, ma persino, io la metto così, perché poi è anche, se vuoi, la bellezza della persona, Nicola, persino non aveva quell'ambizione di potere che poi spinge un politico a dire, vabbè, ma questa cosa la faccio, no? Questa ansia da prestazione anche di misurarsi con una città magnifica ma quasi ingovernabile, la nasconde benissimo se ce l'ha Ignazio Marino. No, insomma, io quest'ansia di prestazione non ce l'ha. Nel senso che ognuno è fatto in modo diverso e anche per questo probabilmente ha vinto le primarie, si sta battendo con, diciamo, con in modo schietto, in modo, anche persino Guascone, perché diciamoci la verità, ha fatto una campagna elettorale abbastanza, no, irregolare. La cosa è andata esattamente così. Nel momento in cui c'è stato il dirottamento di Nicola alla regione, le candidature che si sono immediatamente messe in campo sono state quella di Sassoli e quella di Gentiloni. Io sentivo che rispetto alla prova che avevamo di fronte non erano sufficientemente competitive. E ho chiesto, cercate di arricchire questa rosa. No? Questa competizione delle primarie, cerchiamo di arricchirla con personalità. E ho fatto dei nomi. Ho detto Fabrizio Barca, allora si poteva pensare anche a una candidatura tipo Andrea Riccardi, che aveva comunque un significato. Poi ho detto, è emersa l'ipotesi di Bianca Berlinguer. Quindi E avevamo. poi ho detto anche Ignazio Marino, perché Ignazio Marino è una persona, secondo me, io l'ho definito un argan della scienza. Per settimane nulla si è mosso, allora io a un certo punto ho detto, vabbè, se nulla si muove mi candido io, non so se voi ve lo ricordate, detto, mi candido io, a questo punto mi assumo io una responsabilità. E ho messo, diciamo, la carta sul tavolo. Questa carta sul tavolo è stata accolta nell'assoluta indifferenza dai gruppi dirigenti nazionali del mio partito. Quante possibilità Marino ha di perdere? Io dico che ci sono molte probabilità di vincere. Sai che dicono Che Marino al ballottaggio dovrebbe farci. E alcuni dicono che non vada al ballottaggio. Tu ritieni improbabile questa, impossibile questa. Chi le Marino, mano? Marino. Ma non Questo rispondo, default. non rispondo nemmeno. È una domanda alla quale non trovo motivo di rispondere. Di te si parla spesso come il reggente di una constituency governativa che prima con Rutelli, poi con Veltroni, ha governato Ma questa Roma, è l'Italia. una menzogna. Tutti per Ma tutti che? È No. una menzogna perché non si distingue tra un'influenza fortissima sul piano morale e politico, Su quali ceti questa influenza, o quali su personalità? tutto, sui compagni, sul partito, sulle forze produttive, su tutto. E sfido che tu chiami il sindaco Rutelli, il sindaco Veltroni, l'assessore all'urbanistica Cecchini e Morassut, i direttori del piano, se io ho fatto una telefonata dal 1998 in poi ad uno di loro occupandomi di questioni urbanistiche. Dopodiché, se io alla mia festa dei 60 anni invito delle tre o quattro, forse i tre imprenditori Quattro. romani, prevalentemente sono impegnati nell'immobiliare, Caltagirone, adesso non mi ricordo che cioè, mi sembra Caltagirone, Toti, Farnasi, cioè sono questi, solo questi tre. Significa che queste personalità hanno avuto nel corso degli anni del modello Roma, cioè negli anni di Rutelli,
hanno avuto un rapporto, e lo ricordano come un rapporto politico da potenza a potenza, perché io tratto così, per avere un quadro politico, un quadro delle cose che si muovono nella città, degli orientamenti di quel pezzo di città, senza il quale la sinistra fatica a vincere.